Buonasera, bentrovati cari amici di Focus 3.0. Siamo qui un po' in ritardo questa sera, ma ci siamo. Ecco che arriva adesso anche la nostra Daniela. Abbiamo avuto dei problemi tecnici, ma siamo qui con voi. Ben arrivata Daniela. Grazie. In Prego. compenso, adesso il problema ce l'ho io perché sto guardando le vostre domande, se ne arrivano, però praticamente non mi fa vedere, soltanto le ultimissime, le altre non me le fa vedere. Te le leggerò, Grazie. te Penso le che leggerò io. mi dispiace. Intanto che aspettavo la diretta ho risposto a un paio di persone, Sì, però non ho fatto tutto e ok. Vabbè. ma sì, non riesci, non ti compaiono di lato le domande? No, non mi compare niente. Adesso non ancora, perché aspettiamo che i nostri amici ci diano un segnale, insomma, della loro presenza. Vedo che si stanno collegando, stanno arrivando. Grazie, grazie, benvenuti a tutti. Scriveteci un messaggio, Perché aspettiamo che i nostri amici ci così diano anche un Daniela segnale. può vedere, vediamo e può verificare. Per ora non vedo ancora messaggi, vedo che sono in tanti. Però anche io, ecco, non ho messaggi che mi stanno. Mi è arrivato qualcuno, un Facebook user, che dice buona serata. Ricordatevi che io non posso vedere i vostri nomi, quindi rispondo alle domande molto anonimamente, quindi se siete, che ne Eccoli so, qua. amici miei di vecchia data e non vi riconosco, Sì, no, sappiate basta che voi nelle domande alla fine scriviate il vostro nome. anche. Ecco, scrivete la domanda e alla fine mettete il vostro nome. Allora, grazie. Ecco, vedo che, insomma, vi chiedo scusa perché abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, ma come al solito alla fine noi riusciamo sempre ad arrivare, ecco, non molliamo mai, focus sempre vicino a voi, come siamo abituati a dire sempre. Allora, intanto Daniela, grazie, ben trovata, tanto noi ci sentiamo e io seguo l'attività della nostra chat, SOS per chi resta. Vedo che siete sempre più numerosi, questo ovviamente a noi ci fa piacere. Vi ringrazio anche da parte di Enrico Ballantini, che è fondatore di Focus 3.0, e quindi siamo contenti di avere creato questo servizio, soprattutto poi grazie a Daniela e soprattutto anche grazie alla sua associazione Townland, dove fanno volontariato, dove le persone possono quindi dare assistenza, a tutti i nostri amici anche del gruppo. E devo dire, Daniela, che veramente state facendo un lavoro splendido, di grande, grande collaborazione con noi. Siete veramente molto preziosi con noi. E il vostro lavoro non è mai sufficientemente valutato, cioè le persone non si rendono conto di quanto lavoro ci sia nell'ambito del volontariato, di quanto aiuto, di quanto servizio sociale riescano a fare tutte queste associazioni no profit. Ecco, io tutti gli anni do sempre il 5 per 1000 della mia dichiarazione dei redditi a un'associazione. Quest'anno io lo darò alla vostra, anzi, invito tutti i nostri, Un'ottima idea. anzi, lo voglio dire qua pubblicamente, anzi, invito tutti i nostri amici che ci seguono a dare, cioè, un contributo. Metterò il l'IBAN vostro, adesso me lo giri, Daniela, il tuo IBAN. Dell'associazione di Tonlè, quella Sì, di Tonlè. te l'ho messo su WhatsApp, così Allora che me la vado a guardare perché così magari lo metto anche qua nella nostra diretta e poi lo mettiamo magari nella chat, così se qualcuno guarda vuole che fare. stanno dicendo che è tutto bloccato, si è interrotta la linea. Ma dunque, vediamo. Alle 21:48 leggo tutto bloccato, si è interrotta la linea. Io vedo, magari ce l'ha, è un problema per la persona che sta guardando,
Perché io vedo che la diretta sta andando. Sta andando, ok, d'accordo. Sì, la diretta sta andando. Magari la persona che l'ha scritto ha avuto un problema diretta, ecco lì. Perché la diretta va, datemi anche voi. Ora tutto ok, ecco sì, vedi? Sì. Okay, io per esempio da me non la vedo la diretta, ma adesso smetto di guardare Facebook perché Io vedo, perfetto. focalizzata su. Intendo che cos'è l'app. Ah sì, no, la chat, non so che cos'è che ho visto un messaggio. Dunque, noi abbiamo, si vede tutto ok, mi sta scrivendo il mio assistente Joseph, quindi siamo a posto. Grazie, grazie, grazie Joseph. No, il discorso che ho fatto io adesso è che forse per magari qualche nostro amico nuovo iscritto, che magari non sa come è articolato, insomma, il nostro lavoro, noi abbiamo una volta al mese una diretta, come quella che stiamo facendo questa sera, dove siamo insieme, però poi dopo io lascerò la Daniela dare le risposte, dove appunto Daniela risponde direttamente, a voi. Poi esiste un gruppo WhatsApp di cui adesso io vi metterò nei commenti, il link. Questa chat, quindi questo gruppo WhatsApp, è un gruppo dove basta entrare su quel link e voi potete, è una chat privata che abbiamo fatto all'interno di Focus proprio per dare questo servizio, SOS per chi resta, quindi di aiuto, di sostegno alle persone che devono elaborare un lutto, c'è cioè anche l'accompagnamento, insomma, di fine vita, di fine vita di persone che sono arrivati a questo punto, ecco, della loro storia. E il grande lavoro che noi stiamo facendo, che soprattutto fa Daniela, con la sua grande competenza da tanatologa di taglio tibetano e con l'associazione sua, Tonglen, dove fanno grande volontariato, dove davvero ci cioè, permettono alle persone di avere un sostegno durante l'accompagnamento di fine vita. Questo è un momento molto importante, quello che vi ho detto io prima, cioè noi non, le persone non realizzano quanto importante sia il lavoro che fanno delle associazioni come questa, perché la prova e l'esperienza dell'accompagnamento a fine vita è fondamentale. Nella vita ci prepariamo a tutto, ma non ci prepariamo a questo momento, vero Daniela? Ecco. Questo è il problema. Pensiamo sempre che capiti a un altro. Esatto, poi ci Quindi, arriviamo tutti, ci arriviamo lì, ecco. ma ci E arriviamo. dovremmo tutti quanti prepararci anche a quel momento. Ora, questo lavoro è un lavoro importantissimo, quindi le persone che hanno bisogno di sostegno, di aiuto, sappiano che possono iscriversi, cioè non iscriversi, basta semplicemente cliccare, Sì, sul link. link che adesso tu magari metti nei Adesso commenti. lo metto, io adesso metto il link di SOS, della chat di SOS per chi resta e metto anche il IBAN di Tonglen, per cui se quando fate la vostra dichiarazione dei redditi vi chiedono 5 per 1000, a chi lo volete destinare, ecco, Non io. sapete a chi destinarlo, Se dice. non sapete, fate. Io quest'anno lo farò e lo darò il mio 5 per 1000 a Tonglen. E spero che tanti di voi lo facciano perché le vostre associazioni hanno un po' di problemi, no? Adesso mi pare con la Diciamo, nuova legge che hanno noi fatto. eravamo tutti onlus, tutte queste Sì. associazioni di volontariato. Poi la nuova legge ha incominciato a chiamarle ODV, organizzazioni di volontariato, e va benissimo. Però ha messo dei limiti. Per esempio, noi prima riuscivamo a pagarci i nostri conti, le bollette, l'affitto, no? E così via, facendo delle serate o dei piccoli corsi di formazione ai quali le persone avevano accesso con dei prezzi super super popolari. Adesso però succede una cosa strana, e cioè che la nuova legge prevede che ci sia un rapporto che la legge ha fissato fra le entrate che queste associazioni devono avere per sopravvivere, perché altrimenti, no, se tu fai tutto gratis, da qualche parte qualcosa deve entrare. E quindi hanno fissato un rapporto percentuale fra le entrate che possono venire dall'avere messo un ticket, insomma, venduto un prodotto, che può essere la serata, eccetera, eccetera, e le donazioni. Per cui adesso è importante avere tante donazioni, perché
e consentito davvero una quantità di income attraverso il proprio lavoro di formatori, eccetera, piccolo piccolo, talmente piccolo che non riusciremmo più a pagarsi una mazza di Certo, niente. quindi è importante che voi riceviate più donazioni possibili per pagare le vostre spese. Praticamente, grosso modo, tanto Certo. per dare un'idea, il rapporto è 30-70. Certo. Va bene, va bene. Andiamo a Adesso, incentivare le donazioni. bene, allora noi facciamo tanto bene agli altri, no? E diciamo che in questo modo potremmo far fare del bene dagli altri a voi, visto che voi fate tanto bene, ecco, alle persone. Quindi la restituzione e far girare, no, il sostegno, questo è importante. Bene, volevo dire che appunto volevo finire il mio discorso, che siamo veramente molto contenti come Focus 3.0 del fatto che davvero che questa idea di aver creato un gruppo, no, di assistenza, di sostegno alle persone che vivono momenti di difficoltà, tra l'altro all'interno della chat di SOS per chi resta è stato formato un sottogruppo, diciamo, che è particolarmente dedicato ai genitori che hanno perso, ecco, i loro che hanno perso, non è giusto come termine, ecco, mi Sono diventati genitori di figli invisibili. Che sono diventati, mi piace questo, esatto, genitori di figli, oppure che hanno, come dicono tanti, genitori di figli nella luce. Ecco, e quindi anche questo è un altro. Comunque, noi l'abbiamo chiamata SOS, ho perso un figlio perché per loro è una perdita, poi possiamo Certo. gestirla come vogliamo, ma loro è Sì. vissuta ed è una perdita anche molto grave che non va disconosciuta. Molto, 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 molto certo. Però sai com'è, cioè, questo fatto che psicologicamente, cioè, le parole, no, hanno una valenza importante, no, per il nostro cervello. Quindi anche nell'elaborazione del lutto, forse dobbiamo tutti quanti, non solo per i figli, ma anche per tutti i nostri cari, le persone, abbiamo sempre questa visione ho perso, no? Ho perso. Cioè. Perché è così che viene percepita, Certo, fino difatti. a quando non si comprende che Esatto. rimane, che ci unisca, Ecco, per la ecco. natura, che cosa abbiamo in comune ancora, no? Certo, difatti è Fino a quando questo. non capisci questo è vissuto Bisogna, come è grazie all'elaborazione che si arriva ad avere una trasformazione di quella visione. una. Anche con l'elaborazione ci arrivi, ma all'inizio bisogna arrivarci con la All'inizio è coscienza. così, certo. Infatti questa sera mi hanno chiesto di parlare della coscienza non locale. Sì, difatti, ecco, volevo dirti che appunto c'era questo aspetto molto interessante da trattare, no? E su questo io ti lascerei poi lo spazio e resto a seguirvi da fuori, così tu puoi rispondere a tutti. Però sicuramente questa richiesta di parlare della coscienza non locale, secondo me, è un bell'argomento che riesce appunto a far partire quel meccanismo di elaborazione di trasporto. Perlomeno è un Sì, si incomincia a capire. scientifico che comincia ad aprire le menti, Brava, perché se no si rimane sempre in questo stato di certo. separazione che è Certo, la perdita, di tutto, no? Quindi esatto, bene, bene. bisogna in qualche modo muoversi da Sì, lì, certo, altrimenti. ecco. Prima di lasciarvi, di mettermi fuori ad ascoltare, volevo solo ricordare ai nostri amici che il nostro appuntamento mensile con SS per chi resta in diretta, come stiamo facendo questa sera, nel prossimo mese di aprile, segnatevi la data, sarà il 27, 27 di aprile, quindi il prossimo appuntamento per la diretta di SOS per chi resta. Io vi ringrazio tutti quanti, rimango fuori, ci vediamo alla fine per darci i nostri saluti. Grazie infinite a tutti quanti voi. Buon lavoro, Daniela. A presto, Grazie, ci vediamo alla fine. a dopo. A dopo, sì. Allora, bene, buonasera, buonasera a tutti. Allora, alcune delle domande che sono qui su accompagnare i nostri cari lontani, siamo ancora dentro al lockdown. Certamente questo è un problema enorme, un problema
direi ormai nazionale, che ha fatto, sta facendo dei disastri. Allora, il discorso è che prima di parlare di come possiamo accompagnarli anche quando siamo lontani, occorre capire esattamente un paio di cosine importanti. Noi siamo convinti che la nostra coscienza sia un prodotto del cervello. Allora, non è così. Non è così, e per esempio, vi faccio un esempio che viene da un esimio cardiologo, Pim van Lommel, che ha scritto un libro meraviglioso che si intitola, mi sembra, Incoscienza oltre la vita. Mi sbaglio sempre qualche volta i titoli, a quest'ora sono un po' stanca, mi si confondono i titoli. È un libro meraviglioso che lui ha scritto avendo fatto un'indagine su 10 ospedali olandesi, lui è olandese, nelle chirurgie, nelle cardiochirurgie, dove quindi le persone arrivano perché hanno avuto un infarto, per esempio, no? E queste persone molto spesso pure arrivano per altri problemi cardiologici gravi, quindi sono totalmente monitorati. Poi a un certo momento avviene una cosa che si chiama morte clinica, ok? La morte clinica è quando l'elettroencefalogramma diventa piatto, ma anche l'elettrocardiogramma, quindi il cervello non funziona più, il cuore non funziona più e siamo clinicamente morti. Dopodiché uno si aspetta che ci sia la morte, ma non è così. Ci sono spesso queste NDE che si chiamano Near Death Experience, questo vuol dire l'acronimo inglese NDE, cioè le esperienze perimortali, perché peri che vuol dire intorno, quasi, no? In greco. Perché queste persone si risvegliano e va bene, voi dite, e beh, succede che queste persone quando erano in morte clinica, quindi non funziona il cervello e non funziona il cuore, hanno visto e ascoltato tutto quello che è accaduto, sono in grado di raccontare tutto quanto. Quindi è evidente che la coscienza non è un prodotto unicamente del cervello. È evidente che è molto, molto diversa da una cosa localizzata qui o anche solo localizzata in questo corpo, ok? Perché vedono cose che avvengono nell'altra stanza, per esempio. Perché loro vengono portati via come cadaveri e però vedono tutto quello che nel frattempo ancora avviene qui, là, eccetera, eccetera. Allora, quando tornano, raccontano e tutti raccontano più o meno esperienze dello stesso genere. Hanno in comune una cosa, che non hanno più nessuna paura della morte, ok? E dicono la morte non esiste, non c'è questa separazione, perché hanno fatto questa esperienza. Adesso vi racconto un'esperienza in particolare, che vi farà capire ancora meglio. Ci sono, non in questo libro, ma in un'altra ricerca che ha fatto uno studioso francese, c'è una ricerca sulle persone nate cieche che hanno poi avuto una NDE. Allora, questi nati ciechi, essendo nati ciechi, non hanno mai visto nulla, non hanno per esempio neanche fatto un sogno visivo. Poi muoiono. Quindi a questo punto già non gli funzionava il nervo ottico prima, ora che il cervello è morto, il cuore è morto, non dovrebbe funzionare più niente. Ecco che improvvisamente vedono, quando tornano indietro dalla NDE, raccontano di avere visto e raccontano quello che hanno visto. E per loro è stata una sorpresa, perché è la prima volta che vedono qualcosa. Quindi è evidente che la coscienza non è limitata a questo corpo. Oggi ci sono ormai sempre più scienziati che hanno questa visione e mi viene da invitarvi a leggere un libro che non c'è ancora, perché è atteso ad aprile. Io però per amicizia con l'autore ho già avuto il piacere di leggerlo, quindi ve lo consiglio fin da adesso. L'autore è Gioacchino Pagliaro, che è un italiano straordinario, che ha fatto un sacco di ricerche. Non nel campo tanatologico, ma nel campo della guarigione, del guarigiani a distanza e così via. Si intitola, dunque, Gioacchino Pagliaro è l'autore, Intenzionalità di guarigione. In questo libro lui riprende tutti gli studi scientifici che vanno a dimostrazione della coscienza non locale.
Allora, che cos'è questa coscienza non locale? Così spiegata molto, molto semplicemente. Occorre immaginare che noi siamo sì apparentemente qualcosa di molto definito, con una personalità, eccetera, ma tutta questa roba è mera illusione, perché noi siamo contemporaneamente, istante per istante, ricreati, un pelino diversi dall'istante prima, da una serie di infinite cause con cause e condizioni che si materializzano per ricrearci istante per istante, quindi istante per istante muoio, istante per istante rinasco, un pelo diverso da prima. Basterà pensare a quante cellule avremo perso nel nostro corpo alla fine di quest'ora. Una quantità inverosimile, no? Milioni di cellule, ciascuno di noi, ok? Quindi è questo che vi dico, anche nel corpo noi cambiamo istante per istante, nella mente ancora di più, nella mente ancora di più. Allora, torniamo a noi. Facciamo dunque parte di qualche cosa di infinito che non è un campo di energia, come a volte si sente raccontare un po' nelle visioni un po' più New Age, ma è un campo di potenziali, e questa è fisica, ragazzi, questa è fisica quantistica. Un campo infinito di potenzialità. Perché di potenzialità? Perché non sono ancora manifeste. Istante per istante si manifestano in modo sempre lievemente diverso. Ok? Quindi la vita esiste perché c'è la morte. Io sono viva in questo istante perché sono morta un milionesimo di istante fa. Ok? Ci siamo? Allora, incominciamo a capire che questa separazione fra vita e morte già è puramente illusoria ed è dettata dalla pochezza dei nostri sensi. Non sono granché i nostri sensi. Qualsiasi cane, gatto ci battono nell'olfatto, nella vista, nel gusto, sì, si è messi male, diciamo così, da quel lato lì. E quindi siamo molto limitati. Abbiamo un concetto di noi e dell'altro come assolutamente separato. E questa roba è cominciata più o meno con la visione newtoniana del mondo, ma prima di Newton le cose erano un po' diverse e dopo Newton per un bel pezzo è rimasto così, ma 100 anni fa è nata la fisica quantistica, la quale ormai sta, come dire, infiltrandosi in tutti i campi della scienza, della psicologia, ovviamente anche della tanatologia, dove è particolarmente utile e benvenuta per spiegare come avviene la morte, che cosa accade prima, dopo, durante e così via. Allora, immaginate di essere contemporaneamente qualche cosa che ha un'identità, un puntino identitario, no? E un'immensa quantità di infiniti possibili puntini. Dico possibili perché è un potenziale. Quello, non essendo mai nato perché è potenziale, non è soggetto a morte. Allora, noi abbiamo due realtà e due nature. Una natura relativa in cui io sono questa cosa qua, con questo nome, con questa faccia, con questo ruolo, eccetera, e una natura assoluta in cui io sono quel potenziale. E quel potenziale ormai sappiamo dalla scienza che è infinitamente cognitivo, per cui la nostra mente piccolina, limitata dai sensi, è parte di quello. Siamo insomma contemporaneamente una parte e il tutto. La metafora che ormai chi mi conosce un pochino mi sente usare spesso è quella della goccia e dell'oceano. Noi siamo contemporaneamente goccia, la quale è soggetta a prosciugarsi e quindi poi a svaporare, e oceano. Ci siamo? Allora, sta a noi sintonizzarci su, sono goccia e allora sono sempre timoroso, sto per prosciugarmi, l'altra goccia si è prosciugata, è morta, non c'è più, oppure io sono oceano, tu sei oceano, noi siamo oceano. Questo è un ragionamento logico. A livello di esperienza si può esperire questo? Assolutamente sì, perché la tanatologia tibetana è fondata proprio sul fatto di esperire durante la vita quello che avviene nel momento della morte. Per cui c'è tutto un addestramento meditativo per entrare in uno stato di coscienza in cui ci si sente molto più il tutto che non la goccia. Capite? E
poi si impara a rimanere. Nel momento della morte succede che tutti questi nostri sensi che ci fanno percepire le cose così come noi le percepiamo, credendole anche oltretutto vere, si disfano completamente. E allora abbiamo un'occasione fantastica di percepire la vera natura nostra e altrui. Ma se non ci siamo addestrati in vita a rimanerci, la percezione passa come un lampo e dopo, ahimè, dobbiamo ricominciare e ripartiamo per un altro giro di giostra. Ok? Quindi questo deve essere abbastanza chiaro. Tutti i nostri sensi terribili di perdita sono terribili sul piano relativo, ma se noi riusciamo a ritornare sul piano del tutto, adesso, non aspettare che siamo morti, adesso, lì troviamo uno stato dove è molto, molto meno, intenso questo senso di separazione. Che cosa troviamo su quello stato? Non dovete immaginarvi che troviamo il nostro caro in un corpo di luce che svolazza e no, no, no. Troviamo una natura assoluta che è sua e nostra. È come dire, adesso vediamo se riesco a farmi vedere la mano. Se io sono questo e questa è la persona che ho perso, no? Da questo punto di vista mi manca. Siamo d'accordo? Ma se io scendo qua c'è differenza, c'è separazione fra me e questa persona, chiedetevelo, ok? Quindi il modo in cui attraverso il metodo che applico, che insegno, sul quale ho scritto, che sto insegnando all'Università in Cuor de Scienza, se vogliamo partire con un'elaborazione del lutto, bisogna partire da qui, ok? Perché non possiamo raccontarci delle cose. E quindi questo è quello che vi volevo dire. Questi sono i presupposti. Dopodiché adesso vediamo un pochino di domande. Vediamo. Allora, una persona dice, nei casi in cui tornano dalle NDE possono esserci danni al cervello? O no? Di solito tornano con un cervello che sta 10 volte meglio, perché hanno un cervello senza paura della morte. Diventano persone, sono persone molto più tranquille, molto più creative, perché si sono levate l'illusione del fatto che cosa c'è dopo, no? Dove sono finiti i miei cari che sono morti? Dove finirò io? Quindi vivono senza tutte queste ansie e stanno di solito piuttosto bene. Dove si può acquistare il libro? Allora, tutti e due i libri, il libro che ho citato, che già esiste, di Pim Van Lommel, Lommel, Coscienza oltre la vita. Scusate, guardo perché io i titoli me li sono appuntati, non sono neanche sicura di averli appuntati giusti, ma insomma, Pim Van Lommel ha scritto un solo libro, non è che vi potete sbagliare, un solo tradotto in italiano. È uscito presso le edizioni Amrita. Stessa cosa per Intenzionalità di guarigione di Gioacchino Pagliaro, che uscirà in aprile presso Amrita. Quindi cercate edizioni Amrita, e magari mettetevi, ci deve essere una newsletter, qualche cosa, iscrivetevi così quando esce qualche cosa. C'è un'ottima pagina Facebook da cui prendere, sapere quando escono le cose. Però grosso modo questi sono i tempi. Allora, comunicazioni, perché chi riceve comunicazioni da un trapassato che necessita di portare a termine missioni incompiute, accusa sofferenza psicofisica? Ebbè, non lo so, non lo so. Io, per esempio, vi sto dicendo che la nostra coscienza, così come noi la conosciamo, nel momento della morte vera muore questa coscienza ordinaria legata a chi sono, come mi chiamo, come sono fatto, eccetera. Quella muore perché tutti i sensi muoiono e anche tutti gli aggregati che alla fine costituiscono questo io, no, che sembra così solido, si disgregano. Muore, c'è questo momento in cui, appunto perché è morta, mi posso finalmente identificare con l'oceano,
se ce la faccio e riesco a rimanere perfetto, se no, come dire, piano piano quel genere di coscienza lì, che ovviamente è sempre diverso, come io sono diversa da me stessa di un milionesimo di secondo fa, quella coscienza ricompare con tutto il corteo delle sue, diciamo così, delle sue menate, le sue convinzioni, le sue emozioni, le sue rabbie, i suoi attaccamenti. Ed ecco che lì riparte, ha praticamente tutto tranne un corpo, dopodiché se lo va a cercare. Se le va bene, ha un corpo fisico umano, e se le va meno bene, magari anche no. Se qualcuno ha visto un buffissimo cartone animato, ma fatto molto bene, carino, che si chiama Soul, della Walt Disney, cioè, ci sono delle cose dentro, degli spunti piuttosto carini, leggero, quindi da passarci una buona serata, niente di cervellotico, ma un paio di spunti dentro carini ce li ho trovati. Allora, e quindi questo trapassato che necessita di portare a termine missioni incompiute, io non sono assolutamente un'esperta di medianità e quindi non posso dirvi proprio niente. Di sicuro nella tradizione tibetana si tende ad incoraggiare i trapassati che si sono appunto di nuovo riformati la coscienza simile a prima e ma gli manca il corpo e fisico, gli si rimanda a rivivere la propria morte nella chiave giusta, essenzialmente, in modo che da goccia possano diventare oceano. Ci si lavora per ben 49 giorni a questo tentativo, non è una cosa da poco. E non è uno stato medianico, è una pratica che si chiama POA, ok? E quindi che si fonda sul fatto che questa coscienza che si è ricostituita quasi uguale a prima è comunque chiaroveggente, chiaroudiente, noi no, ma quella coscienza sì. E quindi le si danno le istruzioni per ricordarsi che è oceano. Come dire, ti sei appena mancato una promozione fantastica, ma adesso vedi di beccarla questa volta, no? Quindi non c'è il concetto del tizio che ha la missione incompiuta e allora viene da me, io lo aiuto a compiere la missione. Se è morto, ha una missione veramente grande, che è quella di trovare la sua vera natura, perché così esce dal ciclo delle rinascite obbligate, condizionate, ok? Poi può essere, per essere più precisi, ogni istante in realtà nasci in ogni ispirazione e muori nell'espirazione. È un bellissimo modo di descriverlo, se non che l'inspirazione dura troppo tempo e l'espirazione dura troppo tempo. La fisica quantistica non si conta in tempo, come dire, relativo. Istante per istante nasco, istante per istante muoio. È però vero che in ogni ispirazione io posso immaginare, posso usare la respirazione per addestrarmi, no? E per esempio per trovare uno stato, un determinato stato dopo la fine dell'espirazione in cui riesco a raggiungere uno stato molto più profondo di quello normale. Lo stato naturale della mente, sì. Allora, buonasera a tutti. Allora, qui qualcuno mi parla della sua identità precisa, io non riesco dunque. Ognuno di noi ha una sua identità precisa, non si diventa oceano soltanto, ma si resta pura goccia. E se certo, fin tanto che io rimango bloccato nella mia identità, perpetuo questa visione minuscolissima, no, di goccia. Ahimè, è una mia scelta. I lama tibetani dicono istante per istante, se volgi la mente all'esterno a perdersi nelle sue proiezioni, eccoti che sei dentro al samsara, cioè l'universo, la realtà relativa, quella della goccia. Ma se volgi la mente all'interno a contemplare la sua vera natura, quello è il nirvana. Noi istante per istante possiamo scegliere dove sintonizzare la mente, praticamente. Se sulla nostra natura identitaria di goccia è quello che facciamo praticamente tutto il tempo, ahimè, oppure sul piano della nostra natura assoluta. Dunque,
Tutto questo è molto in contraddizione con i messaggi dei vari maestri spiriti evoluti trapassati che si rivelano tramite mistici e libri. Ma io non rappresento minimamente, come vi ho detto più volte, la medianicità. Io vi sto parlando di scienza, vi sto spiegando come un'antica tanatologia e la scienza più recente vanno a braccetto. Poi, se voi preferite, altri convincimenti, altre scuole, va, liberi voi, ma io vi parlo di ciò che vedo, sperimento e nel quale ripongo molta fiducia, perché non c'è soltanto lo spirito del trapassato, dietro c'è scienza anche. E per me questo è importante perché ho questa visione del mondo. Io sono molto occidentale, anche nello stesso tempo molto orientale, ma ho bisogno di tutte e due le radici. Quando c'è morte clinica e si donano gli organi, l'espianto viene fatto prima che la coscienza possa tornare. La coscienza, nella morte clinica, dunque, bisogna capire che l'espianto, la maggior parte delle volte, questo è un grosso problema, etico che solleviamo questa sera, ma sul quale credo che non potremo dare grosse risposte. Molto spesso l'espianto, scusate, avviene a cuore battente, cioè prima della morte clinica, a cuore battente. Allora, immaginiamo questa coscienza, no, che è ancora una coscienza, perché non si è ancora del tutto disgregata, no? È ancora lì, da qualche parte nel corpo, il cuore è battente, la coscienza c'è ancora, che assiste ad un espianto e dice: ma come mi porti via questa roba? Ma io sono ancora vivo. Com'è lo stato di questa coscienza? Sarà furibonda. Mi avevate detto che me lo toglievate da morto e io ho firmato per quello. Quindi non va bene questa cosa. Il problema non è l'espianto dell'organo. Se io do il mio accordo, sono una persona generosa e andrà benissimo, non ci saranno problemi. Il problema è quando l'accordo mi viene estorto con delle informazioni che non sono scientificamente corrette. E perché non sono corrette? Perché se chi fa come dire, la promozione per ottenere degli organi, e Dio solo sa se ce n'è bisogno di organi, ritiene più interessante non dire proprio come le cose avvengono, ok? Perché altrimenti la gente direbbe di no. Quindi questo è un problema bioetico molto molto grosso. Altra domanda qui, dunque, lo spirito del trapassato è la goccia che vuole restare goccia, ma non è tanto neanche che voglia restare goccia, è che proprio non ha avuto, ha avuto l'incontro con la vera natura, ma non l'ha riconosciuta, perché ha dei condizionamenti troppo forti, non si è per esempio mai aperto a queste idee, tanto per dirvene una, e quindi può fare molta fatica. Oppure l'ha riconosciuta, gli è andata bene perché magari è una persona con una forte fede di un qualche colore, per cui quando c'è l'incontro con la vera natura dice: ah, Dio, e quindi diventa quella che i cristiani chiamano l'unione con Dio, da cui non si torna indietro, perché una volta che sei nel paradiso non torni più indietro, quindi anche nel cristianesimo c'è questa visione del non tornare. Non so se ho risposto. Com'è possibile vivere aiuto? Dove siamo? La visione buddista ha la visione del ritorno all'oceano, mentre nell'antroposofia è come dice lei. La visione buddista ha la visione, no, la visione buddista ha la doppia visione. Ed è quella che io vi sto raccontando, è la tanatologia tibetana buddista. Quando avviene il momento della morte, la goccia può ritornare all'oceano perché lo riconosce e poi rimanerci perché sa, è addestrata, sa come fare per rimanerci. B, comunque incontrare l'oceano, non saperci rimanere perché non si è mai addestrata in questo senso. Per cui è una meravigliosa e fuggevole esperienza, dopodiché ricomincia come abbiamo detto prima. Ok? Della teosofia non so perché non me ne intendo.
Allora, altre cose. Dunque, vediamo se riesco. Mamma mia, avete fatto talmente tante domande. Quando c'è morte clinica si donano gli organi? Sì, qui sì, ho risposto. La chiara luce, sì, è così che i buddisti e anche i Bön chiamano questa esperienza, un'esperienza della chiara luce della morte. In realtà, la chiara luce è la coscienza soggettiva nella sua vera natura, che con la sua vera natura riconosce la vera natura di tutto, ma non andiamo a sottilizzare, mi sembra già una buona cosa. Quindi con la donazione bisogna essere consapevoli che non si potrà più tornare. Non avremo la NDE con la donazione, assolutamente. La NDE avviene a organi completi e presenti, tutti morti e poi tutti rinascono, ma ci sono. Ma quando si in pratica l'incenerazione del corpo, la coscienza soffre, siamo di nuovo da capo. Se noi ci immaginiamo questa coscienza che non ha colto la grande opportunità della morte e che quindi si è ricostruita ma è senza un corpo, questa coscienza è lì che gira per un po', per un certo periodo, ok? Se nessuno le spiega niente, può avere dei problemi. Quindi per quello vi dico, nella tradizione tibetana si lavora 49 giorni per aiutare questa coscienza dopo il momento della morte. Non ha nessun problema con l'incinerazione se è quello che aveva voluto lei, di nuovo, come l'espianto degli organi. Se io desidero l'incinerazione e lascio scritto nelle DAT, che è il testamento biologico, che in Italia esiste, vi ricordo, è a vostra portata e dovreste farlo, così non lasciate nei guai chi poi deve prendere delle decisioni per voi. Dunque, aspettate, mi sono persa, dove ero rimasta? Aiuto. Ok. Se io ho detto, ho scritto e ho chiesto l'incenerazione, per me sarà ottima cosa. Se invece ho chiesto quello, ma mi mettono in una fossa, mi sentirò non rispettata. Cosa succede allora a questa coscienza che non ha più un corpo, che non ha colto la fantastica occasione di diventare oceano e di rimanere oceano, e che quindi è lì che gira e ha un corpo, come dire, mentale, non è un corpo fisico? E beh, si arrabbia molto perché nel ricostruirsi sono tornate tutte le sue emozioni, tutti i suoi attaccamenti, tutti i suoi pro e i suoi contro. Okay? Molto simile, come vi dicevo, a come era prima. Quindi si sente tradita. Il problema è che se io, mentre sono qui adesso in carne e ossa, mi sento tradita, mugugno, sto male, poi un bel momento mi passa. Non se io sono senza un corpo, perché il corpo da qualche parte è anche uno scudo protettivo, no? Voglio dire, se io voglio andare a New York, bisognerà ben che mi compri il biglietto, che prenda l'aereo, che mi faccia il visto. Ci va del tempo fra il pensiero vado a New York e il fatto che ci vada, ma non se sono priva del corpo, vado a New York e sono a New York, mugugno e immediatamente sono in un universo fatto solo di mugugno. Ho la rabbia perché mi sento tradita, ecco che mi ritrovo in un universo infernale, cioè rabbioso, fatto di rabbia. Ok? Questo spero di essere chiara. Mi dispiace che non potendo parlare che in questo modo. Se vi vedessi in faccia sarebbe diverso. Allora, torniamo a noi. Com'è possibile vivere l'esperienza del dissolvimento dei confini di goccia quando si è ancora in vita? Ottima domanda. Che tipo di esercizi si possono praticare per ricordarsi di essere oceano? Ok. Allora, esiste all'interno della tradizione tibetana tutto un percorso meditativo che porta ad avere questa esperienza. Ok? Ovviamente non è una cosa di cui possiamo parlare o che possiamo fare noi qua insieme possiamo fare il primo passo che è molto lontano dal risultato finale, ok? Molto lontano, dipende, qualcuno poi c'ha l'acceleratore e ci arriva prima, altri dopo 30 anni non ci sono ancora arrivati. Che tipi di esercizi si possono praticare per ricordarsi di essere oceano? Allora, una cosa è esperire il fatto di essere oceano, e lì ci si arriva attraverso un percorso meditativo,
L'altra è ricordarsi che è un'operazione mentale di essere oceano. È molto utile intanto ricordarsi di essere oceano, quindi leggendo, studiando, comprendendo che cos'è la coscienza non locale, e cioè passando attraverso la scienza occidentale, già arriviamo a comprendere, quando l'ho compreso, ho già fatto un passo avanti fantastico, perché non sono più nella credenza, nella convinzione. Quello là mi ha detto e quell'altro mi ha detto, l'ho compreso, ok? Poi, come vi dicevo, c'è modo di sperimentare, ma lì bisogna fare un altro tipo di percorso, non le nostre adorabili quattro chiacchiere, ma sempre quattro chiacchiere sono nelle dirette, ok? Poi c'è un quando la coscienza è ancora nel corpo che però non ha una domanda. Ah, poi c'è Anna che ha dato l'indirizzo della chat. Vediamo che altro c'è. Se è arrivato ancora qualcosa. Sto andando in su a cercare le vostre nuove domande. Nei casi in cui tornano dalle energie noi al cervello già. Ho già risposto. Non possiamo accompagnare i nostri cari se sono lontani. Purtroppo siamo ancora in lockdown. Sì, questa era una domanda interessante. Perché allora, se la coscienza è contemporaneamente individualizzata e non locale, cioè su due piani, esiste un piano di comunicazione tra questa coscienza che è, come dire, localizzata, è quella del mio caro che è lontano, coscienza localizzata. Cioè bisogna che questa coscienza trovi uno stato dove è possibile comunicare, ok? C'è questa discesa che indica uno stato meditativo. Ed esistono delle pratiche di guarigione, delle pratiche di accompagnamento che si fanno da lontano. Tra l'altro, guarda caso, il Tibet era un territorio immenso, no? E stiamo parlando di popolazioni nomadi, per cui loro hanno coltivato delle pratiche che permettessero loro, giusto appunto, di essere accanto ai loro cari in difficoltà quando si trovavano magari a settimane e settimane di distanza, perché viaggiavano con le greggi, per esempio, no? Stiamo parlando di popolazioni nomadi. E quindi questo interessa. Pensate che una volta mi raccontava un lama che quando lui era bambino, è nato in Tibet prima che i tibetani fossero cacciati, mi raccontava di questo straordinario Amchi, l'Amchi è il medico, dal quale a volte si arrivava avendo fatto giorni e giorni di cammino. E allora mi raccontava di questa donna che era figlia di un uomo malato, il padre non poteva essere mosso, e lei partì, andò a cercare questo Amci, ci mise credo 3-4 giorni a cavallo, finalmente lo trovò, perché anche immaginate una società di nomadi, anche l'Amci è nomade, no? E quindi finalmente lo trova. E l'AMCI rileva, i tibetani hanno credo sette rilevamenti del polso, no? C'è il polso del cuore, poi una marea di altre cose energetiche che rilevano così dai polsi sottili. Sente il polso dello stato del padre, diagnostica il padre, le prepara le medicine e la manda a casa. Quindi stiamo parlando di cose che per noi sono incomprensibili, possiamo capirle solo ricordando che la coscienza è un fenomeno non locale, cioè non dipendente e non, come dire, circoscritto al cervello. Quindi ci sono sì delle pratiche che si possono fare. Ecco, io adesso non so se sono arrivate delle altre domande, sono andata un po' indietro. Ah, dunque, sì. Grazie Anna per aver messo il 5 per 1000. Adesso scendo sotto.
Che tipo di lavoro dovrebbe essere fatto durante i 49 giorni? Allora, quello che si fa durante i 49 giorni una volta, minimo sindacale una volta alla settimana, ma se di più meglio, ma minimo, nel giorno e nell'ora dell'anniversario della morte. Per esempio, una persona muore alle 3 del pomeriggio del lunedì. Allora, per 7 settimane, alle 3 del pomeriggio del lunedì, c'è una pratica che viene fatta che si chiama POA. POA vuol dire giusto appunto trasferimento della coscienza, cioè è una pratica che dà in qualche modo le istruzioni per ricordare alla coscienza che ha mancato il proprio trasferimento, che siccome non ha ancora un corpo, può ancora farlo, può ancora farlo. Quindi è un accompagnamento post mortem questo. E quindi è il POA che viene fatto durante i 49 giorni. Questo è il minimo minimo sindacale. Se avete letto il libro tibetano del vivere e del morire di Sogyal Rinpoche, cioè che io tante volte raccomandato, poi ho studiato comunque con lui 35 anni, adesso lui non c'è più, è morto, ma il suo libro per fortuna è rimasto. Troverete che lui descrive molto bene una forma di POA che lui chiama POA essenziale, perché va molto bene anche per noi occidentali, mentre i POA più tradizionali vanno bene esclusivamente per i buddisti, perché hanno troppi riferimenti che per noi sarebbero eccessivamente pesanti, no? Non capiremo cosa stiamo facendo essenzialmente. Dunque, l'abbandono può essere considerato una forma di lutto. E ci si può lavorare per rielaborarlo con lo stesso approccio empatico. Dipende da che cosa si intende qua per abbandono. Sono stato abbandonato o io ho abbandonato qualcuno, sono stato abbandonato da un amante o sono stato abbandonato alla nascita. Sono tutte perdite diverse, no? Dove l'approccio empatico è molto importante. Perché ci aiuta a capire lo stato in cui l'altro doveva essere quando ha abbandonato o quando siamo stati noi ad abbandonare. Però non ci serve tanto qua la coscienza non locale, ci servono altre cose che sono nell'approccio empatico. E per questo tipo di domanda sarebbe interessante che chi ha posto la domanda, siccome sta chiedendo di una perdita, la riponesse dentro alla chat SOS per chi resta. Lì cerchiamo di occuparci di tutti i tipi di perdite. La coscienza al di là dello spazio-tempo. E beh, in questo caso sì, perché è una coscienza universale, è una coscienza non manifesta. Lo spazio-tempo fanno parte unicamente della realtà relativa, questo lo sapete. Nella realtà quantica non c'è né spazio né tempo, l'informazione nella realtà quantica si sposta, tra virgolette, che ovviamente è una pessima parola perché implica lo spazio, ma va da un punto virtuale a un altro punto virtuale, a tutti i punti virtuali, senza spazio e senza tempo, cioè avviene all'istante. Perché se ci fosse un tempo, allora ci dovrebbe essere anche uno spazio che andrebbe attraversato per giustificare quel tempo. Qui invece siamo al di là dello spazio e del tempo. Allora, dove si possono apprendere le pratiche? Allora, io vi consiglio due cose. Vi consiglio una associazione in cui piano piano, cominciando dall'inizio dei corsi, potete trovare l'insieme delle pratiche tibetane a Torino e Rigpa, c'è a Torino, c'è a Bologna, Rigpa, Rigpa, Rigpa. Cercate Rigpa Italia su Google e vedete. Altrimenti, se invece volete praticare queste cose, pensando all'accompagnamento della vostra morte, della morte dei vostri cari, e quindi siete più orientati verso l'accompagnamento, vi consiglio i corsi di Tonglen, che sono in questo momento sono limitati per le ragioni che prima vi ho esposto,
e assolutamente i corsi dell'Università Popolare in Corde Scienza. Se voi andate a vedere sotto nella home page di In Corde Scientia, scritto alla latina, trovate corsi per operatori Eccel e lì trovate tutti i miei corsi completi. Come si può aiutare una persona vegetale da anni nell'accompagnamento? Ok, allora per persona vegetale si intende una persona che sta vegetando, nel senso che apparentemente non ha più connessioni con l'esterno. Ora, questa visione che abbiamo appena detto dovrebbe ricordarci che è la coscienza ordinaria di questa persona che non funziona più, ma la sua coscienza profonda è intatta ed è ancora ancorata nel corpo. Quindi, se noi entriamo in uno stato empatico, possiamo comunicare con questa coscienza, possiamo praticare per questa coscienza, possiamo persino parlarci e dire però solo cose belle, no? Dire puoi andare quando vuoi, ce la caviamo senza di te, so che ci sei, e comportarsi davanti a questa persona, sempre ricordando che c'è. E non comportarsi come se fosse appunto una cosa, un oggetto, solo perché la sua coscienza ordinaria non ha più i pezzi. La coscienza ordinaria sì, dipende dal cervello, quella sì, ma se il cervello non funziona più, c'è un danno neurologico, ecco che la coscienza ordinaria ha dei grossi problemi. Ok? Dunque, non mi è chiaro come il vivente. Come per il vivente sia possibile conoscere lo stato del trapassato al punto da decidere che sia necessario un POA o altro di analogo. Ovviamente il vivente non lo può conoscere, ma il vivente non sa neanche se il trapassato è stato capace di cogliere questa esperienza straordinaria che conclude la vita, no? Che è quella della possibilità di unirsi alla coscienza oceanica o no. Allora, nel dubbio, pratica. Tutto lì. Sì, mi riesce difficile perché entro nella rabbia e però non so chi ha scritto sì, mi riesce difficile perché entro nella rabbia è una non so a che cosa si riferisca, quindi non sono in grado di rispondere. Io ho fatto questo con mio padre, 11 mesi di coma vegetativo, l'ho aiutato tantissimo, certamente. Allora, sì, mi riesce difficile perché entro nella rabbia e parlo della persona vegetale. Allora, intanto smettiamo di chiamarla persona vegetale. Possiamo chiamarla persona, è una persona. È una persona, è sempre la stessa persona di prima. Le manca ormai quella capacità che è propria della coscienza ordinaria di comunicare attraverso le modalità a cui noi siamo abituati. Ma noi siamo abituati a poche, poche modalità cognitive, scusatemi, comunicative. Guardate, siamo abituati alle espressioni del volto, alle parole, al tono della voce, alla gestualità. Queste persone che hanno la coscienza ordinaria danneggiata non hanno più questo, questo, questo e questo, ma dentro ci sono. E quindi è importante continuare a coltivare un rapporto di amore con queste persone. E non è possibile immaginare che l'unica comunicazione che io ho con una persona che mi è stata cara e probabilmente mi è ancora cara sia la rabbia, perché solo quello è il dono che faccio a questa persona e sono sicuro che non è questo che vuole questa persona, ma neanche quello che voglio io. Quindi non è più una persona vegetale, è una persona. La sua coscienza è completa, il suo corpo è completo, disfunziona, non funziona più la coscienza ordinaria. Ok? Quindi attenzione al rapporto con queste persone, è molto, molto, molto importante. Ok? Vi faccio un esempio, vi racconto un esempio che forse ho già raccontato ad alcuni di voi perché con altri ho parlato di più, con altri di meno. La mia nonna era considerata giusto appunto un vegetale. La nonna aveva un Parkinson con demenza terribile
e quindi era veramente una statua di marmo, no? Negli occhi sembrava non ci fosse più niente. Era una statua di marmo, l'unica cosa che muoveva erano le manine, così, prendendo una cocca del suo grembiule, e faceva tutto il giorno così, no? Dei gesti come a cucire, perché lei nella vita aveva fatto la sarta. Questo era tutto quello che rimaneva della mia nonna. Non parlava più da tanto tempo, non piangeva, non rideva. Era veramente una situazione terribile. Un giorno il nonno prende una polmonite, era accanto a lei, nella stessa stanza, e il nonno sente che sta per andarsene e le dice, in piemontese, le dice: Maria, non ti preoccupare, vengo a prenderti presto. E lei capisce che il nonno muore e questo volto totalmente dissale, sempre la stessa faccia di sempre, con le lacrime che copiosamente scendono. Questo io l'ho visto, c'ero. Quindi io lo so che le persone in coma vegetativo sono totalmente presenti. È la loro coscienza ordinaria che non riesce più a comunicare. E poi certo, lo so che si entra nella rabbia perché ci sentiamo privati di quella fetta di comunicazione alla quale eravamo avvezzi. E questa fetta di comunicazione nuova ci è strana, non la conosciamo, non siamo sicuri che esista, non sappiamo come praticarla. Però si può. Occorre proprio trasformare la rabbia in un immenso amore incondizionato, in una compassione che non è il compatimento. Incondizionata. E allora accanto a queste persone diventiamo un sole che irradia questo, e questo è quello che diventa la nostra comunicazione con loro, e anche per loro quello ricevono. La coscienza non ordinaria di chi è nello stato vegetativo cosa fa? Non te lo so proprio dire. Non te lo so proprio dire. La tua coscienza non ordinaria in questo momento è totalmente presente, no? Noi siamo contemporaneamente goccia e oceano. L'oceano fa l'oceano, la goccia fa la goccia, ma è interesse della goccia capire che c'è uno stato da cui è in contatto con l'oceano, perché allora la sua visione si allarga, diventa molto diversa, ok? Non so se ho risposto decentemente. Non ero vicina a mio marito nel momento del trapasso e mi sento male per questo. Lui è mancato a gennaio. È successo a tanta, tanta gente in questo periodo, guarda, di non essere vicino a qualcuno nel momento del trapasso. Io ti direi, fai un po', e ti direi anche, magari adesso guardiamo che ore sono, è quasi ora di chiudere. Se volete possiamo chiudere con un po', così potete immaginare di aiutare le persone che sono lontane da voi in questo momento. Il POVA si fa nel momento della morte, dopo la morte per 49 giorni, ma anche prima della morte, dove è considerata una pratica di guarigione di che cosa? Della goccità, no? Guarisce la goccia dall'essere goccia, essenzialmente. Quindi se volete, se abbiamo Ecco Daniela, mi Fatto. sembra un'ottima idea. Sono Ok, arrivata per suggerirti proprio questo. va bene. Bene, sì, perché dalle Bene. domande mi sembra che può essere di aiuto Sì, a tanta gente. allora sì, riesco e ti lascio fare POVA. Ok. Allora, adesso POVA a tutti. non guardate, non scrivete più, non guardate più, io non guardo più le vostre domande. Anzi, chiederei ad Anna di chiudere la diretta dopo il POVA, perché di solito, anche quando conduco un POVA persino al telefono, dico alle persone di rimanere nello stato che hanno conseguito, quale che sia. Ci sono arrivati, non ci sono arrivati, è uno stato, un altro, è comunque uno stato diverso da quello ordinario, no? Anche se non è magari quello perfettissimo. Quindi io vi saluto adesso Va bene, e anche io saluto adesso tutti i nostri amici e quando... ricordo che il prossimo appuntamento, la diretta di SOS per chi resta, ricordatevi, 27
aprile, segnatevi questa data. Bene, Daniela. Grazie. Grazie a te, allora. Salutiamo qui e insieme concludiamo, concludiamo facendo insieme un POA, sì, se lo desiderate. Sì, voglio solo ricordare, prima di iniziare POA, che domani sera io do appuntamento a tutti i nostri amici nel salotto di Anna. Sarà una serata molto particolare, Daniela, perché domani sera ci saranno Gaspare e Mirella Dell'Ama, che sono tra i pochi sopravvissuti di quel gruppo di persone, ed è famoso alla cronaca come il gruppo Amicizia, che hanno avuto per 22 anni, dagli anni 50 agli anni 70, contatti con delle comunità extraterrestri, aliene. Non so se te lo ricordi, è stato un caso molto eclatante in tutti questi anni. Quasi 100 persone nell'arco di questi 22 anni hanno avuto, e ci sono testimonianze veramente molto, molto particolari. E soprattutto, che cosa è particolare? Che domani sera Gaspare e Mirella saranno con noi, ma Gaspare Dell'Ama e quest'anno a giugno compirà 100 anni. Wow. Lei 90, e sono una coppia straordinaria, ma perché loro sono due pittori che hanno iniziato a vivere questa esperienza che ha cambiato totalmente poi la loro vita, e hanno iniziato percorsi nella spiritualità attraverso, cioè, questa esperienza, e sono testimoni quindi di avvenimenti veramente straordinari. Questi sono straordinari in un modo diverso, come straordinari fuori dall'ordinarietà, purtroppo, ahimè, sono stati fatti come quelli che tutti noi conosciamo della Shoah e di quegli anni, così come ci sono i sopravvissuti di quella realtà, ci sono anche quei più pochi sopravvissuti di questa realtà. E quindi sono veramente persone da considerare un po' come un patrimonio dell'umanità, perché sono loro testimoni di esperienze così straordinarie, no? E quindi, perciò io vi do appuntamento a domani sera alle 21:30 nel salotto di Anna, il salotto di Anna extra che ci sarà domani sera. Allora, Daniela, io mi ritiro. Quando tu finisci, Paola, chiudiamo la diretta. Mi veniva da chiosare quello che stavi dicendo, ricordando che dal punto di vista di questa tradizione, quando si rinasce, tra virgolette, non necessariamente si rinasce in un corpo umano o in un corpo di un animale, si può anche rinascere per apparizione, cioè senza un corpo di materia, no? Certo. Infiniti mondi. Sì, come dicono che esistono appunto pianeti su cui vivono anime senza il corpo, un'altra testimonianza. Quindi la vita è veramente un mistero e noi siamo qua a indagarlo. Bene, allora, arrivederci a tutti. Grazie, Daniela. Io quando ho finito non io sono chiudo. Capace di chiudere, ma chiuderai tu, ok? Te ne accorgerai perché farò così, darò un colpo di gong tibetano. Va bene, d'accordo. Io aspetterò che finisca la vibrazione della scatola tibetana e via. Okay. Arrivederci a tutti, a domani sera. Ciao Daniela, grazie. Ciao, grazie a te. Va bene, allora assumiamo una postura corretta, che vuol dire abbiamo i piedi ben piantati per terra, siamo con le spalle belle aperte, c'è una certa maestosità in questa postura, non è una postura floscia. Le mani sono a palmo in giù sulle ginocchia e gli occhi sono aperti, perché noi non tagliamo fuori la realtà in nessunissimo modo, ma anzi l'accogliamo pienamente. E respiriamo. Respiriamo dalla bocca al nostro ritmo, portando l'attenzione al respiro, che vuol dire accorgersi dei movimenti del petto, del percorso dell'aria in entrata e in uscita, quali parti della bocca tocca, in che ordine, con quale temperatura.
Solo questo osserviamo. Particolare, osserviamo bene l'espirazione che stimola il sistema nervoso parasimpatico, cioè quello che frena. Frena il corpo, ma frena anche l'agitazione mentale. Osservate come la mente è più quieta mentre espirate, espirate a lungo. Osservate il respiro in tutte e quattro le sue parti. Inspirazione, c'è una breve apnea a polmone pieno. Espirazione, breve apnea a polmone vuoto. Potete anche prolungare un pochino se volete, per assaporare lo stato di quiete che inizia con l'espirazione. Accogliete le cose che vedono i vostri occhi, che le vostre orecchie odono. Ciò che percepisce il vostro tatto, compreso tutto il movimento del respiro, la temperatura dell'aria. Ciò che percepisce l'olfatto e anche il gusto che abbiamo in bocca. Sempre mantenendo l'attenzione sul respiro mentre cogliamo tutte le percezioni dei nostri sensi. E poi accogliamo anche i prodotti della mente, ciò che noi crediamo di essere e non siamo, pensieri, emozioni, ricordi, abitudini, schemi. Ritrattiamo come abbiamo trattato le percezioni visive, uditive, niente di più. Accogliamo cioè lasciamo che si manifestino, ma non diamo loro corda. La nostra mente sceglie sempre di rimanere lieve sul respiro. Poi visualizziamo il nostro caro che non c'è più o che è vicino alla morte. E nel centro del suo petto visualizziamo o sentiamo la presenza di una piccola sfera luminosissima. La tradizione dice come la punta di una montagna su cui, sulla cui punta innevata battono 1.000 soli. E tutto intorno, davanti, dietro, sopra, sotto, di fianco, una luce che permea ogni cosa, altrettanto luminosa. Impregna di sé ogni oggetto, la stanza in cui stiamo visualizzando la persona o qualsiasi paesaggio abbiamo visualizzato, o anche nessun paesaggio, solo luce. E comunque se invece abbiamo visualizzato una stanza, per esempio l'ospedale,
luce impregna l'ospedale intero, tutte le persone che ci sono dentro, la città che è fuori, l'intero pianeta, il cosmo. Non ha limiti. I tibetani lo chiamano Kutu Zampo, il tutto che è buono. E poi pian piano vediamo i contorni del corpo della persona per cui stiamo praticando diventare più trasparenti o tratteggiati. Porosi, per cui la luce che è fuori entra dentro. Quella che è dentro è piena di gioia e la tradizione dice balza in grembo alla luce più grande come un bimbo che nella folla vede la mamma e le corre incontro. Perché sono della stessa natura. Non c'è più né fuori né dentro, solo luce, di cui anche noi facciamo parte. In questo dimoriamo il più a lungo possibile. E se qualcosa viene a distrarci, appena ce ne accorgiamo, riviviamo lo stato che abbiamo raggiunto, quale che sia, e dimoriamo. Torniamo lì.